Quest'anno abbiamo organizzato un'edizione straordinaria di Spoleto Cammina nell'ambito della seconda edizione di Spreca PAO, perché si tratta di un'iniziativa che è sorta da pochi mesi in questa città per iniziativa di cittadinanza attiva e con il sostegno del Comune e della ASL e di molte altre associazioni anche sportive che si sono lasciati coinvolgere in questa avventura. È un'iniziativa che punta sul movimento inteso come salute, avere le gambe e saperle usare, diciamo noi, e perché ha avuto in pochi mesi degli esiti fantastici, quindi 500 persone che si ritrovano e camminano un'ora, un'ora e un quarto, due volte a settimana, girando per la propria città, quindi riscoprendo degli angoli che non si ricordava più esistessero. E questo per noi è molto importante perché si tratta di focalizzare l'attenzione anche sugli stili di vita, anche su come mangiamo, come viviamo, come ci muoviamo e quindi anche come poi le istituzioni, le aziende si organizzano per rispondere a una domanda di salute che non è solo domanda di farmaci, ma è anche soprattutto domanda di benessere.